Buongiorno, mi chiamo Pino Ciabrini e faccio parte di un'associazione Fratello Chiese che raccoglie cittadini di Montichiari, Canedo, Cavisano, Mezzane, addirittura Ghedi. Ci siamo riuniti in seguito a un'epidemia, l'epidemia di Legionella, che si è verificata nel 2018. E da lì ci siamo confrontati e preoccupati rispetto alle criticità di questo ambiente, di questo fiume. Abbiamo poi chiesto di far parte di una più grande gruppo, che è la federazione che ama il fiume Chiese e il suo lago di Idro. Sono realtà che partono dalla Val d'Aone fino ad Acqua Negra e che insieme cercano di tutelare e proteggere questo territorio e questo fiume. È un'esperienza molto molto importante e molto bella, perché vede realtà di vari paesi unirsi in un unico obiettivo. Noi abbiamo organizzato mostre, chiacchierate, tavoli, banchetti, assemblee per segnalare la nostra contrarietà al progetto di un megadepuratore. Due megadepuratori, uno a Montichiari e uno a Gavardo. Questi megadepuratori sverserebbero acque dal fiume, dal lago di Garda al fiume Chiese, che è un fiume a carattere torrentizio. Siamo convinti che ci sono altre possibilità per depurare le acque del fiume Garda, del lago di Garda. Allora noi siamo qui perché in questo momento non siamo stati ascoltati dal Ministro, dalla Ministra Gelmini, che è la Presidente del Lago di Garda, dal Prefetto. Abbiamo impostato un'azione legale molto forte e vi chiediamo per questo di contribuire alle spese di questa azione legale che vuole contrastare questo progetto. Vi auguriamo buon Natale e speriamo in un futuro dove l'ambiente e le grandi opere e la tutela del territorio vengano ben pensate, ben organizzate, soprattutto quando c'è da spendere denaro pubblico. Buon Natale!